Un dolce così buono era da tanto che non lo facevo. Per prima cosa unisco tutti gli ingredienti secchi, quindi comincio con la farina. Qui ho 100 g di farina di grano saraceno, la metto nella ciotola, poi aggiungo 50 g di farina di mandorle. Potete anche semplicemente frullare delle mandorle in casa e ottenete questa farina finissima. Ora aggiungo 30 g di cacao amaro. Cacao, forse ho capito che cosa stai facendo. Secondo me no, Dici? Va secondo me no, perché ci sono anche altri ingredienti. bene, andiamo avanti, dai. Aggiungo anche 10 g di lievito in polvere per dolci. Sicuramente è un dolce, Diana, vero? Allora, su questo hai ragione, però ancora non hai capito che tipo di dolce. Va bene, sarò curioso di vedere il risultato finale. Mescolo bene bene, così rompo tutti i grumi del cacao, è importantissimo. Ora metto da parte gli ingredienti secchi e prendo 3 banane, le mie sono ben mature come vedete, e quindi le metto in una ciotola separata. E ora aggiungo 80 g di olio, qui vi consiglio di usare un olio dal sapore neutro come per esempio quello di semi di girasole. Poi aggiungo anche 60 g di sciroppo d'acero. Poi prendo una forchetta e comincio a schiacciare le banane. Ci siamo quasi. Diana, non si possono frullare. Allora, io vi sconsiglio di frullarle in questo caso perché non vogliamo un impasto proprio liscissimissimo e omogeneo. Va bene se rimangono anche dei pezzettini di banana, perché in questo modo il nostro dolce finale, soprattutto la consistenza, sarà decisamente migliore, vedrete poi alla fine. E ora aggiungo un uovo intero. Mescoliamo. E ora possiamo incorporare gli ingredienti secchi, quindi gradualmente. Aggiungo e mescolo con una spatola. E non scordiamoci l'ingrediente fondamentale in questa ricetta, le gocce di cioccolato fondente. Ne aggiungo 60 grammi. Ecco qui la consistenza finale, cremosissimo. Chissà cosa ci preparerai, Diana, sono curiosissimo. Adesso lo scoprirai. Ora prendo uno stampo rettangolare, il mio è 26x11. Come vedete, all'interno ho messo un foglio di carta da forno, ho semplicemente ritagliato gli angoli in modo da farlo aderire meglio, ma potete anche spennellarlo con dell'olio e infarinarlo, va benissimo ugualmente. E ora verso l'impasto all'interno. Io aggiungo delle gocce di cioccolato anche sopra. Ma sì, dai, oggi abbondiamo, Diana. Questa è una ricetta cioccolatosa, quindi se amate il cioccolato fa per voi. Anche le banane. E anche le banane, giusto? E ora siamo pronti per cuocerlo nel forno statico preriscaldato a 200 gradi per 8 minuti e poi abbassiamo la temperatura a 175 e cuociamo per altri 45 minuti. Facciamo in questo modo perché nei primi 8 minuti gli diamo una botta di calore al dolce e in questo modo lievita e si forma una bella crosticina. Andiamo! Andiamo a vederlo, Diana. Subito, ma prima lasciate un mi piace al video, ragazzi, mi raccomando, condividetelo anche, supportateci, mi raccomando, come solo voi sapete fare, e noi saremo sempre qui a condividere ricette e soprattutto tante sorprese nelle prossime settimane. 3, 2, 1. Guarda Wow. qui. Wow, ma questo è meraviglioso, Diana. Ma soprattutto Com'è? sofficissimo, cioè ragazzi, non c'è latte, non c'è glutine. Cosa volete di più? Beh, Buonissimo. vogliamo vederlo tagliato. Bravo. Wow. Che dici? Guarda quanto è soffice e umido al punto giusto. Ragazzi, che ne pensate? Mamma mia. Guardate. E questa prossima fetta è per me. Pensavo la volessi dedicare a chi ci segue, Diana. Qual è la prossima? Prima Allora. devo assaggiarla e assicurarmi che sia buono, no? Ragazzi, guardate anche solo come. Mamma mia. Com'è?
Cosa devo dirti? Cioè, Cioccolatoso, bananoso. è perfetto. Sì? È il dolce perfetto. Di sempre, più buono di sempre. Più buono di oggi, di sempre.